Didatta 2024, edizione di Bari, siamo con Ivana Barbacci, segretario generale della CISL Scuola. Sì, buongiorno, una bella occasione anche quella di Didatta Puglia. Noi siamo qui con un nostro stand parlando di intelligenza artificiale tra etica e scienza. È un'occasione importante per noi per intanto ascoltare anche le innovazioni che sono a disposizione delle scuole in termini anche di produzione di esperienze, di sperimentazioni. Siamo molto attenti e interessati anche ai fenomeni che innoveranno il mondo della scuola dal punto di vista degli strumenti. Ecco, l'intelligenza artificiale è un fenomeno che inonderà le scuole in maniera molto significativa a breve. Allora noi siamo interessati a capire anche come fare per mantenere quell'equilibrio tra l'etica che va tenuta in forte considerazione e le innovazioni digitali che nascono dalla ricerca scientifica. State realizzando diversi corsi di aggiornamento, workshop, piccoli convegni che tra l'altro ho visto sono molto seguiti con interesse. Quando si parla di etica applicata appunto all'intelligenza artificiale, cosa significa? Vogliamo fare qualche esempio? Perché i docenti credo che stiano anche sperimentando e abbiano bisogno di indicazioni. Sì, hai ragione, i docenti vanno orientati in questo caso a capire anche l'utilità di strumenti come l'intelligenza artificiale in modo tale che si comprenda che non può essere l'intelligenza artificiale sostitutiva del ruolo dell'insegnante, deve essere uno strumento, un linguaggio, sapendo bene che si pesca in un mare magnum di dati e di informazioni. Ecco, ad esempio per noi è importante che ci sia una regolamentazione molto stringente per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale a scuola, ad esempio che confluisca su un bacino di dati verificati, perché non potremo mai creare le condizioni perché l'insegnante metta a rischio anche i contenuti attinti dall'intelligenza artificiale che non siano verificati. Poi riteniamo che ci sia uno spazio apertissimo, un'autostrada dal punto di vista dell'utilità che l'intelligenza può dare per quanto riguarda la gestione degli uffici amministrativi. Gli uffici di segreteria potrebbero essere davvero aiutati molto dal punto di vista di alcuni efficientamenti, di alcuni automatismi che non sono più, diciamo, potrebbero non essere più necessari nell'egida dell'assistente amministrativo, del DSGA, ma potrebbero essere messi nelle mani dell'intelligenza artificiale per liberare energie da parte del personale che invece si può occupare di ben altro. Bene, personale che si accinge diciamo anche a vivere una tornata di rinnovo contrattuale importante, diciamo ci sono delle novità, lo stesso ministro poche ore fa qui a Didatta ha dato rassicurazione alla categoria sostenendo che non vi saranno tagli in legge di bilancio, il rinnovo del contratto dovrebbe partire 2022-2024 a breve e voi vi accingete anche a vivere un'esperienza importante, voi come CISL Scuola ma come tutti gli altri sindacati rappresentativi riguardo il rinnovo dell'RSU. Facciamo il punto, Barbacci. Sì, il Ministro si è preso degli impegni anche in un incontro, oltre che qui a Didatta, in una riunione organizzata con le organizzazioni sindacali proprio per l'avvio dell'anno scolastico. Noi siamo molto vigili, saremo molto vigili affinché gli impegni assunti siano portati a termine. C'è un impegno che è quello di riavviare la trattativa 22-24, si spera entro i termini prima ancora che scada il contratto, di portare le risorse già stanziate aumentandole almeno come minimo fino al 6%. Noi su questo saremo molto attenti a che questo impegno sia portato a casa. A noi interessa anche ampliare il finanziamento per quanto riguarda il fondo del miglioramento dell'offerta formativa, quindi i compensi accessori, anche provando a intervenire con una diciamo modifica della regolamentazione, quindi rendere defiscalizzati i compensi accessori. Abbiamo a cuore anche tutta la partita delle assunzioni del personale, dobbiamo provare a fare in modo che siano assunti i docenti di sostegno, i docenti precari che sono nelle GPS, dobbiamo aprire una nuova stagione per riformulare il contratto anche dal punto di vista delle regole
in termini di diritti. Il termine della formazione, ad esempio, è un nucleo centrale intorno al quale noi crediamo molto. Vanno incentivate le persone, sia docenti che ATA, a formarsi e avere un corrispettivo anche economico rispetto all'impegno aggiuntivo che si chiede loro. Due parole per la campagna RSU che ormai è imminente. Ricordiamo che a marzo vi sarà il rinnovo delle rappresentanze sindacali in tutte le scuole d'Italia. Sì, per noi le RSU sono una occasione importantissima per rinnovare anche la partecipazione attiva all'interno delle scuole. Ricordo che oltre l'80% del personale della scuola va a votare quando ci sono le elezioni RSU. I nostri candidati sono donne e uomini di scuola che si mettono a disposizione per il bene comune. Noi siamo molto attenti anche alla loro preparazione, dando loro strumenti per anche interpretare le complessità che dentro le scuole si presentano. Saremo al loro fianco, accompagnandoli anche in una fase di particolare complessità, cercando di alleggerire anche il carico di lavoro degli operatori della scuola, provando anche con il contratto integrativo a trovare delle soluzioni che siano soddisfacenti ai loro bisogni. Ci impegneremo come ci siamo sempre impegnati e ringraziamo tutti coloro i quali si candideranno e voteranno la lista CISL Scuola.